importante cercare di approfondire proprio dopo l'intervento che c'è stato, e cosa significa rispetto a una cascina o a qualsiasi altro bene simile costruire comunità. Quando diventa un bene comune questa cascina o altre realtà simili? E quando all'intorno di questo bene, appunto, si costruiscono relazioni di comunità? Perché la definizione vera non è tanto di beni comuni su cui appunto possa intervenire chiunque, ma bene comune secondo l'interpretazione originaria di common è appunto un bene su cui si costruisce o ricostruisce una relazione di comunità. Allora, questo è il primo scoglio da superare, no? Diceva chi mi ha preceduto, se non si fa qualcosa chiamando tutti coloro che sono interessati a partecipare alla dichiarazione di interesse, perché poi è questo il primo problema, il 16 c'è una scadenza e bisogna... 18, bisogna rispetto al bando 16 cascine fare questo primo passo. Allora, come costruire relazioni di comunità? Coinvolgendo in primo luogo tutti gli attori interessati a che questa cascina mantenga una funzione sociale, mantenga attività economiche, sì, ma legate appunto a un'impostazione di privato sociale, ad esempio, e non di semplice attività economica profit. Tutto questo appunto deve permettere di verificare quali sono le realtà locali che possono contribuire a che questo avvenga. Per far sì che la raccolta delle idee permetta anche l'aggregazione degli attori, appunto, è stato già detto, credo che stasera si stia facendo, bisogna inaugurare uno spazio pubblico partecipato che permetta che tutto questo avvenga. Allora, credo che con stasera, dopo il 18, in particolare, questo spazio deve permettere di mantenere l'attenzione richiesta dall'intervento precedente sulla prospettiva della cascina, ma nel contempo possa raccogliere idee, risorse, disponibilità, perché la prima gamba di qualsiasi percorso partecipato è l'auto-organizzazione. Non si può pensare che siano interventi solo esterni che risolvono problemi di così grande portata come quelli che sono stati ricordati da Giorgio Ferraresi. Noi siamo in presenza di una tendenza ormai, come dire, radicata anche nell'immaginario di molti amministratori, che l'unico modo per raccogliere soldi è quello di puntare sugli oneri di urbanizzazione, cioè costruire. Quindi, se questo è l'immaginario che dobbiamo mettere in discussione, è importante che ci sia in controtendenza un altro immaginario, quello che appunto i cittadini, quelli più consapevoli, possono proporre e ricostruire. Vi faccio un esempio e poi chiudo. Due esempi. Allora, il primo esempio è legato a una situazione importante che si sta realizzando in Brianza, appunto, visto che c'è stato l'intervento anche di un brianzolo, in cui rispetto a terreni che sono stati dedicati negli ultimi 3 anni alla coltivazione di granella biologica per ricostruire la filiera del pane in Brianza, pensate voi, dove c'è il 60% di occupazione del territorio da parte appunto di strade e edificazioni varie, e questi campi che per 3 anni hanno permesso a 40 gas della Brianza di poter ricostruire questa filiera sono stati occupati da uno dei primi presidi della TEM, no? Si diceva prima i vantaggi della TEM. Allora, la TEM sta appunto mangiando tutto il territorio che va appunto da Agrate fino a Melignano, sono alcuni milioni di metri quadri che sono dedicati all'agricoltura. Allora, cosa hanno fatto i gas? Hanno non solo fatto le varie presentazioni
di opposizione a livello locale. Hanno fatto una cosa incredibile, dicono i giornali che ne stanno parlando. Hanno presentato un ricorso alla Corte Europea, raccogliendo i soldi necessari per farlo, e si sono appunto manifestati come comunità che, a partire dal diritto al cibo di qualità che avevano cominciato appunto a finalmente a riproporre in questa zona della Brianza, hanno detto che quel territorio non può essere attraversato dalla TEM, e hanno presentato un ricorso sulla base del diritto al cibo. Quindi questo per mettere in rilievo come la ricostruzione di relazioni di comunità non sia un processo banale, e nemmeno, come dire, legato a, soltanto a ricordi del passato. Il secondo esempio, appunto, noi ieri abbiamo fatto in consiglio di zona un incontro molto interessante, cercando di costruire appunto uno spazio partecipativo, uno spazio pubblico partecipativo su questi temi, quindi della sostenibilità ambientale, sociale, economica in questa zona, visto che questo consiglio di zona, insieme ad altri 4 consigli di zona, ha aderito a un progetto, a un percorso che appunto prevede di realizzare all'interno di ogni zona questo genere di laboratori, di interventi appunto di tipo partecipativo. Uno degli obiettivi che il consiglio di zona ha sottoscritto è quello appunto di far sì che almeno una cascina in ogni zona possa essere dedicata appunto alla ricostruzione di relazioni territoriali con il Parco Sud, sostituendo appunto, cito il professor Ferraresi, il valore puramente speculativo con appunto nuovi valori, nuovi rapporti con l'agricoltura e con l'economia sociale e solidale. Allora, all'interno di questo spazio, cosa che ha sorpreso gli stessi consiglieri, mi pare, ben 30 realtà hanno manifestato idee, proposte, progetti per cercare appunto di portare avanti questi obiettivi. E la cosa più importante che quindi si cercherà di fare a partire da questo spazio costituito è quello appunto di mettere in relazione. Quindi il fare rete, scusate se ritorno, non significa usare internet, significa mettere in relazione a livello sociale, e questa è la rete che a noi interessa. Poi internet può essere più o meno importante per supportare questo sistema di relazioni. E quindi esiste a questo spazio, uno dei progetti che è stato citato naturalmente è questo, quello della cascina Monterovio. Cercheremo tramite questo spazio di dare un supporto, no, al percorso che si inaugura stasera. È importante però appunto che noi stiamo facendo un percorso analogo anche al Parco Teramo, ancora con il Comitato Parco Sud ed altri soggetti, in cui appunto la questione più importante, e chiudo, è questa: è importante che chi ha gestito, lì è il playing field, qui è il circolo Ferrari, che ha gestito per tanti anni, 20 mi pare anche in questo caso, mettendo in gioco proprie risorse, quindi, come dire, realizzando a proprie spese questo tentativo di mantenere aperta in questo caso la cascina Monterovio, in quel caso il Parco Teramo, mi pare che ci sia ancora Valentino De Chiara, sto parlando appunto in questo caso di Valentino De Chiara che è qui presente. È importante che questi attori che hanno il merito di aver gestito per tanti anni queste attività comprendano che i progetti di cui si sta parlando non mettono in discussione le funzioni e i meriti di chi ha gestito questi spazi per tanti anni, ma cercano di proporre appunto un concorso di risorse e di forze che permetta di mantenere questo presidio e queste attività, naturalmente integrandole con altre. Perché? Perché insomma c'è poco da dire, no? Adesso non voglio esemplificare. Qual è la differenza tra il bando che ha vinto Cuccagna e il bando che viene proposto adesso dal Comune? Qual è la differenza? Secondo me la differenza è
che Cucagna ha dovuto pagare 28.000 euro, ha detto, di affitto. L'anno di affitto. E spero che questo bando non preveda, per chi prenderà in carico la ristrutturazione delle cascine, una cosa analoga. Però anche in questo caso il comune non prevede nessun intervento a proprie spese per contribuire alla riqualificazione, e si parla per ogni cascina di almeno 2 milioni di euro. Voi ne avete spesi 3 perché siete degli spendaccioni, infatti avete 1 milione di euro di differenza. Bene. Però 2 milioni di euro sono tanti. Quindi come si fa a far sì che questo intervento, le cascine messe a bando sono 16 per adesso, possa essere sostenibile? Appunto verificando quali altre attività possono concorrere a far sì che il percorso e poi la gestione della cascina diventi sostenibile, mantenendo un interesse pubblico e sociale e non dando la mano ai privati sotto tutte le spoglie con cui possono presentarsi. Questa è la scommessa, e naturalmente una scommessa da giocare impegnandosi e cercando di dare un minimo della sua parte.